Il carnevale è goliardia, divertimento e satira. E chi meglio della giovane studentessa svedese del momento che sta sensibilizzando un'intera generazione può essere rappresentata in questa edizione dedicata all'ambiente del carnevale di Fano? Esatto, avete proprio indovinato, Greta Thunberg, o meglio conosciuta come l'artefice delle manifestazioni per promuovere politiche e comportamenti sostenibili da tenere in tutto il mondo. Sotto i riflettori dei grandi media, ormai da diverso tempo, anche il carrista fanese Mauro Chiappa, dell'associazione Fantagruel, ha ben pensato di realizzarla in una versione un po' particolare. Allora, dunque, questo è il mio carro dal titolo Barbie Greta, è un carro di seconda categoria. È una caricatura di Greta, Greta Thunberg, il personaggio dell'anno, legato naturalmente al tema dell'ambiente del Carnevale di Fano di quest'anno. Che cosa rappresenta? Greta rappresenta tutti noi. È un carro realizzato in maniera giocosa, spiritosa, molto fiabesca, però è un po' come diciamo l'orchestra del Titanic che suona mentre affonda la nave. E questo è il messaggio che volevamo lanciare. È sicuramente una visione, al contrario di quello che può sembrare esteticamente, è una visione pessimistica della realtà, dove uomini e animali sono sopraffatti da quello che è in realtà la filosofia occidentale del profitto. Greta è vista dentro la scatola come una moderna Che Guevara che combatte per un ideale importante, ma che, come il famoso rivoluzionario argentino, finirà in qualche t-shirt o diventerà una bambola. L'iconografia del carro, si può vedere, vedrete, è quella delle bambole di Barbie, quindi anche tutti gli animali che saranno di corollario sono stati scolpiti e realizzati seguendo quella linea grafica e anche loro, vedrete, ahimè,